storico stadio del Liverpool, un saluto da parte di Piero Gibardo e Stefano Nava. Tottenham Liverpool dovrebbe essere garanzia di spettacolo, a giudicare almeno dal modulo, dall'atteggiamento con cui scendono solitamente in campo le squadre. È una partita che nessuna delle due vuole perdere. Speriamo che non deluda le attese e possano regalarci gol e tante occasioni da rete. Uno dei motivi di interesse di questa sfida è certamente il duello a distanza fra questi due giocatori. Stefano, che ne pensi? Potrebbero essere loro a deciderla oggi? Ma perché no? Sono due giocatori di talento su cui puntano molto i rispettivi allenatori. E giustamente aggiungerei. Si parte col primo pallone manovrato da Liverpool. Vediamo la formazione iniziale del Liverpool. Scrivete al canale chi vincerà veramente la partita di oggi. La finale di Champions League. È chiara la loro intenzione di giocarsi la viso aperto, lo spettacolo potrebbe guadagnarle. Ecco gli udici di partenza del Tottenham Hotspur. 4-5-1 votato all'attacco per loro, con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. L'intenzione dell'allenatore credo sia proprio questa, prima di andare in fase d'attacco, per far salire i due esterni passando ad un 4-3-3 dal 4-5-1. Dyer, Trippia, Dele Alli. Cercano spazi. Occhio al tiro. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. Palla sul fondo, corner per il Tottenham. Il portiere senza problemi su una conclusione molto violenta. Ha visto partire la palla, ma è stato bravo a non lasciarsi comunque ingannare dalla traiettoria del tiro. Era un bel tiro, potente, ben indirizzato. Il portiere però sicuro. Una conclusione respinta con grande abilità e tecnica dal portiere. Pallone in mezzo. Grande intervento, svetta il pericolo. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo può in qualche modo condizionare le scelte dei due allenatori. Terreno bagnato potrebbe creare dei problemi alle due squadre. Dovranno trovare in fretta le giuste contromisure. Sala. Roberto Firmino. Van Dijk, Sala, Lovren, Mané, Robertson, c'è il movimento senza palla, la traiettoria verso il centro, portiere sulla traiettoria, nessun problema. Dyer, Eriksen, Trippier. Attacca il Tottenham in zona interessante. Nessun problema per la difesa che recupera. Roberto Firmino. Keita. Fabinho. Anderson. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Allora è spazzato via bene dalla difesa. Hon-Minson. Dyer. Dele Alli. Davis. Dele Alli. È un Minson. A metri per crossare. Harry Kane! Colpo di testa che sembrava già dentro. Intervento di puro istinto del portiere. Parata dal coefficiente di difficoltà altissimo. Mamma mia! Harry Kane. Ha perso il pallone. La spazza via. Sarà dunque rimessa laterale per gli Spurs. Dele Alli. Vediamo se crossa. Cross in mezzo. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Dele Alli. Murato dall'intervento del difensore.
non riesce a bloccare, attenzione. Assolutamente da cancellare questo. Vertonghen. Dyer. Eriksen. Trippia, Eriksen, alla messa dentro, buono l'intervento del difensore che spazza via, Dele Alli, vanno in due sul portatore di palla, Kane, Dele Alli, il punteggio si sblocca, tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Dele Alli non è nuovo a prodezze del genere. Giocatore col vizio del gol. L'ha dimostrato anche in questa occasione. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. La gioia sul volto di Pochettino. Secondo il video migliora il Tottenham. Ciao.